Certamente non può dirsi una questione di lana caprina, perché la protesta dei pastori sardi non è solo una battaglia di categoria, ma di un'intera nazione che meno di un secolo fa, nella pastorizia e nell'agricoltura, trovava la principale fonte di autosostentamento. Eppur essendoci imborghesiti, avendo barattato la suggestiva transumanza con lussuose crociere e la gioiosa trebbiatura con un comodo giardinaggio da balconiere fiorite, oggi nessuna tavola dello stivale, isole annesse, può dirsi esente dai problemi che riguardano la pastorizia, perché non c'è antipasto all'Italia italiana che tenga senza una buona fetta di pecorino, che sia romano, sardo o abruzzese. La solidarietà che per bocca di Nunzio Marcelli, presidente regionale dell'ARPO, l'associazione regionale dei produttori ovocaprini, viene accordata oggi ai pastori sardi, ha radici profonde e non è solo una questione di vicinanza professionale, ma un problema che riguarda indistintamente le due regioni, seppur con motivazioni differenti. In Abruzzo si è passati dal milione di capi che pascolavano le nostre terre nel XVI-XVII secolo agli attuali 200.000 capi circa. Ma le ragioni della crisi sono diverse tra le due regioni. Mentre la struttura produttiva in Abruzzo col tempo si è orientata sulla produzione dell'agnello e sulla trasformazione del latte direttamente in azienda, in Sardegna i pastori si sono fortemente specializzati nella produzione del latte per effetto dell'estensione negli anni 50 della DOP del pecorino romano, uno dei prodotti più esportati al mondo, orientata soprattutto a percepire i cosiddetti montanti compensativi, cioè i premi europei per l'esportazione. In Abruzzo invece da 40 anni a questa parte l'allevamento pastorale è andato via via spegnendosi per altre ragioni e le popolazioni montane hanno perso una delle loro caratteristiche più distintive e una delle principali fonti di sostentamento. Oggi occorrerebbe tornare a prodotti di nicchia e favorire la trasformazione del latte in azienda con un programma di valorizzazione del prodotto locale che consenta di aumentare la catena del valore direttamente a beneficio del produttore, tornando insomma a quel famoso chilometro zero, aggiunge Nunzio Marcelli. E qui arriviamo agli ostacoli, la malinterpretazione delle normative europee, l'eccessiva burocratizzazione e i controlli puntigliosi sono solo alcuni degli impedimenti che scoraggiano gli allevatori, tanto che oggi l'adeguamento alle normative ha prodotto una desertificazione delle montagne abruzzesi che prima ancora di spopolarsi di uomini si sono spopolate di pecore. Intanto in Italia si sta sviluppando la rete della pastorizia Appia che cerca di portare avanti un lavoro culturale di sensibilizzazione, ha concluso Nunzio Marcelli. E a proposito di cultura, cucinare oggi è di moda. Il bombardamento mediatico di chef in TV e di reali a colpi di gustose ricette ci porta sempre a focalizzare l'attenzione sul piatto finito. Ma se per ogni chef protagonista in TV fosse raccontata la storia di un pastore o di un agricoltore, se per ogni pietanza diligentemente impiattata fosse narrato il sapiente processo di trasformazione di un litro di latte in formaggio o di un chicco di grano in farina, forse sarebbero più chiare a tutti le dinamiche che muovono la società, trasferendosi da un livello all'altro e da una stalla a un ristorante. E invece, facendo finta di non sapere, restiamo coi gomiti saldamente appoggiati sulle candide tavole bellamente imbandite, ignorando come il tal pecorino o la tale ricotta siano arrivati nei nostri piatti e soprattutto dimenticando che pastori lo siamo stati un po' tutti, meno di un secolo fa.